Turismo, sviluppo sostenibile, valorizzazione e tutela del territorio, economia locale e transizione ecologica. La proposta di legge regionale punta all'istituzione della riserva naturale Lago di Bomba. L'area comprende i comuni di Atessa, Bomba, Colle di Mezzo, Pennadomo, Pietraferrazzana, Monteferrante e Villa Santa Maria. L'iniziativa è sostenuta e sottoscritta da tutto il gruppo Patto per l'Abruzzo, che compone l'opposizione al Consiglio regionale, ed è messa nero su bianco nella proposta normativa che porta come primo firmatario Alessio Monaco di Alleanza Verdi e Sinistra. Vogliamo rilanciare un modello di sviluppo che si basi sulla generazione di valore. Generare valore significa uno sviluppo sostenibile economicamente, perché coinvolge le lavoratrici e i lavoratori del territorio, significa uno sviluppo sostenibile ambientalmente, perché rispetta, valorizza e genera, aggiunge valore all'ambiente, significa uno sviluppo sostenibile socialmente, perché in questo modo si attivano e si consolidano i fattori propulsivi di una crescita economica e di uno sviluppo sociale. Vogliamo rifiutare un modello di sviluppo ormai desueto, che si basa invece sulla estrazione del valore. Niente estrazione del valore, perché significa impoverimento del territorio, impoverimento delle comunità, significa pregiudicare le possibilità di crescita futura. E per questo il disegno di legge che prevede l'istituzione di una riserva naturale sul Lago di Bomba riteniamo possa essere un elemento di rilancio, di crescita economica e sviluppo sociale.